uno dei suoni più comuni nelle nostre giornate. Parlo di questo. E anche di questo. E di quest'altro. Non farti ingannare da una stupida chat. Ma sul tuo PC il suono da ascoltare è questo. È questo. La, 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 sì, proprio questo. Non so solo, senza questo, solo questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. 9200, stazione sud, web radio station. Che è? Italiano! Ah. Ci sei? Dietro di cinque il gozzo. In un mondo che va troppo veloce, anche se per certi versi lentamente. In un mondo in cui avere 5.000 amici su Facebook fa figo, anche se hai passato le nottate intere ad aggiungere gente che neanche conosci. In un mondo in cui... L'apparenza prevale per sull'essere se stessi. Parole sante, come cazzo parli l'italiano? L'apparenza prevale sull'essere se stessi. Come fossimo in un film, come se stessimo recitando una parte. Ma questo non è un film, gente, questa è la vita. Come predico bene io, sembro Padre Gaz. In un mondo in cui... Futtitini. Ah, futtitini, domani se ne parla, domani facevo, ma chi vuoi che se ne infischi? Perché fare oggi quello che potremmo fare domani, dai? In un paese in cui le più alte cariche della politica appartengono a questa città e non fanno un cazzo per questa città, e poi quando tornano in vacanza trovano infinite file di persone lì come fossero dei fans prontissimi ad abbracciarli. Ma andatevene un pizzico a fanculo, voi e loro anche. In un mondo che... In un mondo che... Un attimo, eh? In un mondo che è allo sfascio, nient'altro, fatto male? Nient'altro che una riflessione per aprire ufficialmente il sipario di questa nuovissima stagione di Camera Zen, sorridendo, distraendoci, ma riflettendo e tenendo sempre il cervello in on. Bella questa, è morto. Cominciamo, sigla maestro, prego! Sono lusingato, gente, grazie di cuore per l'applauso, mi inchino dinanzi a tanto affetto. Logo in alto a destra, bravi, bande, le bande, ecco, bravi, possiamo cominciare, sì, ci siamo. Apriamo ufficialmente il sipario di questa prima puntata di Camera Zen, il contenitore più trash della TV siciliana. Piacere, qua la mano, sono il deficiente di turno, Riccardo Gaz. Abbiamo deciso a distanza di 3 anni di riunire la banda. No, la banda era un'altra cosa, vabbè, c'è un po' di confusione nella mia testa, però parafrasando un film che ha fatto la storia della musica, direi che siamo in missione per conto di Dio. Primo servizio, come dicevo prima, riflettiamo sorridendo. Angelo Ioppolo in vestaglia, l'alba delle pensioni. State a vedere. È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti per questo... Amici di Camera Zen, benvenuti in questa notte. Un modo per conoscere, per conoscersi, per capire e per capirsi, e forse anche per capirci. Quando un giorno vista l'ora tarda è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno più per amare. Piccio, ma cu cazzo non lega le scrive queste cose! A mi scangiaro, Pim Marzullo mi scangiaro! A Pim Marzullo mi scangiaro! Scusate il disguido di prima, comunque. Amici di Camera Zen, mi trovo alla stazione centrale di Agrigento, sono le 2 di notte, e quindi il mio disabile è consono all'orario, ecco. Cosa vogliamo raccontarvi oggi? Una realtà totalmente sconosciuta per tanti di voi, cioè quella che puntualmente, esclusivamente e solamente ogni primi del mese di notte c'è gente che non va a dormire. Cioè, proprio così, passa tutta la nottata fino all'indomani mattina fuori casa. Cioè, praticamente li trovate in mezza strada. Per quale motivo? Chi sono?
Aspetta un minuto, ora andiamo a conoscere insieme. Però prima di andare vorrei portare a loro un buon caffè. Bedomeo, che lascia chi tuo caffè? Ah, già casi. Che porta lo chef? Vabbè, 5 euro ti bastano? Posto? 5 euro leggero di caffè. Magari va pure biscotta? Vabbè, calma, ti è un po' così, forza, dai. Andiamo a vedere qua. Vogliamo spiegare il motivo perché facciamo queste nottate? Ma per essere un po' prima degli altri. Perché ci sono problemi nella distribuzione delle pensioni? No, problemi non ce n'è. Una volta che abbiamo qua le numeri, io sono il numero 16. C'è di aspettare. Cioè, ma lei viene qua alle 4:30 di notte per prendere la pensione? Alle 4, sì, alle 4 sono venuto. Per quale motivo lei viene a quest'ora a prendere la pensione? Poi, mi piace. Grazie, arrivederci. Prego, prego, arrivederci. E poi? E poi sarà questa che sarà. Ci sono persone pure nella macchina che aspettano di prendere la pensione. Qua siamo in via Dante ad Agrigento. Lei è venuto per ritirare pure la pensione? Ma dico, ma è un disservizio, dico, questo fatto che lei viene qua di notte, perché non potrebbe venire di mattina lei all'apertura alle 8? Allora uno per venire qua prendere i soldi un po' prima fa mattinata, che se viene all'8 non se ne va più. Io posso offrirvi qualcosa da parte mia, perché sono venuto qua per portarvi una cosa. Chef, caffè! Dai, allora, è caldo caldo. Prego, scendete, c'è il caffè per tutti. Prego, prego. Invita i suoi amici a prendere il caffè. Prego, c'è anche questo portello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Lei è venuto qua con i suoi amici. A che ora? È 3:30, partiamo da casa. Lei sempre per questo motivo del fatto che un già arriva a fine mese, giustamente viene qua di notte a prendere. Ne sono una miseria, ne sono. Poi ciò che cosa vuole fare? Dopo via Dante ci troviamo nell'altra posta di via La Vittoria, qua alle mie spalle. Vediamo un po' se c'è qualcuno qua anche che aspetta. Buongiorno, anche voi qua per la pensione? Sì. Come, ma lei non avendo che fare? Stamattina viene qua. Vabbè, non cavolo che fare. Perché è venuto a quest'ora? Spieghiamo. Perché? Sì. Perché siamo un bordello, io un sacco da gente. Lei è venuto qua a che ora? Alle 4. Porca miseria. Quindi non è perché lei non ha niente che fare e viene qua alle 4? No, non ha niente che fare. Io ho 85 anni, io potrei dormire tranquillo. Veramente. Ma come funziona qua? C'è un bigliettaio? Com'è? Noi qua ci abbiamo, vedi, chi arriva prima qua. Proprio una vendita di che fare, per chi siete pensionati. Noi facciamo un elenco, mano a mano vanno venendo e si vanno scrivendo. Giustamente lo sa che a fine mese non si ci arriva più, giusto? Ancora lì, non possiamo nemmeno, con noi siamo condannati a morire di fame. Io sono venuto qua per fare un bel regalo, va bene. Chef, caffè! Dai, hai dato casa di mattinata, facciamo un bel caffè, qua c'è il mio chef personale. I politici si mettono belle assestate, hanno dopo bello volete, e io cambio le 4:30, ma sinceramente guarda che non va. Cose, cioè che lei. E dolore c'è una verità, dolore, non anche. No, ma c'è gente che non lo sa, che c'è questa realtà, che ogni primi del mese ci sono questi poveri pensionati, scusi se sta bene il termine, poi, ecco, ci sono questi pensionati che fanno i matinati, cioè, e nessuno lo sa, se noi lo raccontiamo in giro, i cristiani non ci credono. Ringraziamo a chi di competenza, no, ci fa venire qua alle 5 di mattina. Ringraziamo ai politici, dico capito. Perché non pensate di fare smaltare la comune, che questa strada che c'è sopra con ogni scaffa non si può camminare. E hanno fatto un palazzino, che si è chiuso perché dietro un buon tagliare. Perché che di case popolari che fecero davanti su bassi, venivano i tempi, venivano i mari, ora non lo potremo vedere più. A quale mandare prima questa pensione? Mi mandare una tassa di spazzatore di mia moglie che è morta 2 anni, 430 lire, a mia nauta di 230 mila lire, facchini e malo quattro casù. Lei non poteva venire alle 7:30, 8 quando apriva la porta? Alle 7:30, come mangiare? La spesa la gira a fare oggi, io posso passeare morto di fame. Sembri, signor Nobile, ci vuole dire qualche altra cosa in merito alle pensioni? Ecco. Alla posta centrale ci sono persone che si vendono un biglietto 50 centesimi per prendere il turno, e se andate alla posta non trovate nemmeno un cane là, un cazzo, c'è solo marito e moglie,
dentro la macchina che vendono i biglietti per 50 centesimi. E per prendere questo biglietto vogliono 50 centesimi? È dato 50 centesimi a questi signori. Chi l'autorizza? La polizia? Chi l'autorizza? La posta? Buongiorno, anche lei qua per la pensione? Mi dava il numero. Prende il numero per la pensione? No, me lo stanno a prendere il caffè. Allora siamo a quella posta centrale, non è in stazione. Mi vengono a capire persone. Lei è venuto qua per ritirare la pensione pure, no? Che c'era? Non ne prendo pensione io. Non ne prende lei? Niente. Vabbè, la stazione è sempre dritto, eh? Prego, vada avanti. Poi più avanti sulla destra. Arrivederci. Lei è venuto a capire che non aveva di che fare. Cioè, lei praticamente la notte non ha di che fare e viene a capire la pensione. Se andiamo a dormire me ne vengo qua. Vogliamo spiegare il motivo qual è veramente a chi ci sta guardando? Spieghiamo. E qual è? Questo 100 euro che fare lì? Tutto un mese? Ore 6 meno 10. Fontanelle, la situazione. Altra gente. Tutti qua per la pensione pure lei? Meno, è certo. Ma lo sai che ore sono? E quattro. Dove sei? Cosa c'è? Pure lei è venuto di notte qua? Esu. Per quale motivo? Per pagare la pensione con i soldi. Non ha soldi lei? Cioè a fine mese non ci arriva? Ma quando arriva a fine mese? A 3 settimane ne vanno i soldi. Mentre ci sono persone che prendono 6.000 euro a mese di pensione, sappiamo così. E però stanno dormendo. Dormono, ma con il sonnettino, ma cane. Io sono da favare, vengo da favare a casa. Come mai di notte? E come mai? Tanto per passare il tempo qua. Cosa per quando sogno con 100 centesimi in tasca e devo andare a fare la spesa, purtroppo. Ringraziamo chi? Dobbiamo ringraziare a queste grandissime cornute, queste onorevole che sono grandissime cornute, che hanno 20.000 euro ogni mese. Belle tranquille, dormono, belle tranquille. E quando si aumentano il loro stipendio, non se l'aumentano di 5 euro al mese come noi, se l'aumentano di 1.350 euro ogni mese. Ho letto nel giornale queste grandissime cornute, tutte, queste grandissime cornute, che sono grandissime cornute, sono stellate, tutte a ringarringo, destra e sinistra. Voglio essere messo, sono tutte disonesti, che non credono, che non credono la bassa società, se ne stanno fottendo tutta la colpa a queste grandissime cornuti. Ci può dire, no, mi potete, tu anche camarresta non mi hanno fatto un po'. C'è pure gente che dorme in macchina, proprio che è collassata totale, non so chi è venuto questo signore qua, guardate un po', dormono in macchina, siamo arrivati all'assurdo. Forse neanche dopo il dopoguerra succedeva una cosa del genere. E buongiorno! Buongiorno, anche lei la pensione? No, quale pensione? Che portate il mio babbo qua? C'è bisogno di grana, chi se non la giocia non funziona. Tutta mancano sigarette non mi dona, che senza di dama chi non cammina. E lo fornaro pane non mi sforna, e lo pare non mi sa non mi canta. E lo pare non mi sa non mi suona. E quanto prende di pensione? Io capigliare, viene in Valle d'Occevilla, 270 euro al mese. 577 euro. Ho 530 euro che prendo io. Io 700 euro. Con 700 euro che fare lì? Tutto un mese? Non sarà mai accettabile per nessuno che vi siano persone che hanno fatto il parlamentare per un giorno e percepiscano più di 3.000 euro al mese di vitalizio. Bello, poi è un gesto nobile dare la possibilità al popolo di parlare. La libertà di parola oggi è fondamentale, non esiste più, appartiene al passato. Ma chi cazzo è questo qua? Cioè, me lo ritrovo lì, qui, che cazzo? Ma va a lavorare, vai a lavorare. Vediamo il secondo, più che un servizio, adesso tiriamo fuori dal promo che avete visto in questi giorni in onda, che anticipava il ritorno di Camera Zen, il citofono. Fabio Rubino, è il citofono. Potessimo morire se avessimo bisogno. Manco l'una, non la risponde. Chi è? Buonasera signor, mi scuso l'orario. Ce l'ha la televisione? Stanno cominciando con la Zen. Su, vedi? Ma chi parla?
Ma no, non è da fare lei, vada a dormire. No, si mi stanno a curcare, che su sua terra dormiva. Si sa curcare, va. Bello, viste Sillo? Sì, sì. Su Telacras. Buonanotte. Generalmente io preferisco la RAI. La RAI? E che si vede la RAI? Quello che c'è. Ne vedo poco a televisione. Sto poco a casa, quindi... E sta porta appresso la televisione? Sì, certo, come no. E che ormai la tecnologia che c'è? Ascolta, devo andare a mangiare. Va bene, ma chi stava mangiando? Chi stava mangiando? Un po' di banana, un po' di cetriolare. A chiaro? Chi è? Buongiorno! Guardi, la smetta di questi sondaggi, io non ho niente da... che sì, so. Ma anche parlato! Non mi interessa, beh. Guardi, non mi interessa, non mi interessa. Ma perché è così arrabbiata? Grazie lo stesso. E la mattina uno la va a susere. E tu di notte ci torna a rispondere, ma potessimo morire. Chi è? Buonasera signora, mi scusi l'orario. Ce l'ha la TV? Ma vede la TV signora? Ce ma rompere la testa è molto aperta. No. Sarà bella signora. Ma rompere i coglioni un'altra parte. Se ne vuole andare per favore chiamo la polizia. Che stava facendo? Se ne vuole andare, per favore, sto chiamando la polizia in 3 secondi. Per favore, se ne vuole andare, se ne vada via. Stavo bussando, signor, ma come la mia polizia? Se ne andare immediatamente, sto chiamando la polizia, dottor. Che ne stanno? La polizia? Che fece? Non si può toppiare il chiodo. Che stava facendo, signor? Lavoro. Ah, lavora? Sì. A vuole la mano? No, no, grazie. Va bene. Quale canale? Italia Casa. Italia Casa? Italia Casa, no, Italia Tele Acas. Ah no, noi siamo rumeni. Grande Rubino, grande, fulminato, fulminatissimo. Cazzo, quando lo vedo sento che la mia vita poi non è così male. Sul serio, lo tiri fuori, lo tiri fuori. Vada, ricordi gli orari. Mercoledì, anzi martedì 15:10, mercoledì 23:30. Faccia l'annunciatrice Rai, lei con queste misure vergognose 60-90-60. Ricordi gli orari in cui si può vedere Camera Zen, il contenitore più trash della TV. Vada, vada, ricordi, vada. Giovedì alle 13, sabato alle 15:30. Poi ricordi ancora, il mercoledì abbiamo detto alle... Il mercoledì alle 23:30 e il martedì alle 15:10. Attenzione perché adesso facciamo i seri per un attimo. Abbiamo mandato Pietro Fattori a conoscere un fantasma di 30 anni. Sul serio, state a guardare. Amici di Camera Zen, non ci troviamo nella campagna agrigentina, ma indovinate un po', siamo all'interno del nuovo palazzetto dello sport comunale di Agrigento. Ecco come si presenta ai nostri occhi a 2 anni dallo stop ai lavori. Come ricorderete, nel 2009, nel settembre del 2009, è stata installata questa copertura in legno ed ecco come si presenta, guardate, ormai è praticamente inservibile. Queste invece sono le gradinate, non sono state mai completate. Ecco, questa parte della struttura del palazzetto è utilizzato dai barboni, da tossicodipendenti, ci sono, come potete vedere, anche animali morti e addirittura qualcuno qui si diverte a sparare alcuni colpi di pistola, vedete? Insomma, negli anni il palazzetto dello sport di Agrigento, il nuovo palazzetto dello sport di Agrigento è diventata terra di nessuno. La costruzione di questa importante infrastruttura risale addirittura agli anni 70 grazie a un finanziamento del CONI nazionale. Ne sono stati progettati ben 3 in tutta Italia, uno a Napoli, uno a Milano e uno ad Agrigento. Ovviamente i palazzetti di Milano e di Napoli sono stati già costruiti e addirittura quello di Milano demolito e ricostruito negli anni 80. Quello di Agrigento ancora deve essere completato. Ecco sindaco, siamo stati nella palestra polivalente di piazza Ugo La Malfa, abbiamo visto uno spettacolo indecoroso, praticamente la struttura, ormai la copertura è inservibile, va cambiata, insomma dopo i 3 milioni di euro spesi siamo punto a capo.
Penso proprio, perché sulla struttura sarà messo un particolare, diciamo... Quindi dopo 30 anni finalmente lei è in grado di promettere agli agrigentini che entro la fine del suo mandato questa struttura potrà essere recuperata? Quindi possiamo affermare con assoluta certezza che Agrigento avrà il suo nuovo palasport? Quindi possiamo affermare con assoluta certezza che Agrigento avrà il suo nuovo palasport? Questo sì. Sono stati 3 milioni di euro buttati? Assolutamente no. Pubblicità. È uno dei suoni più comuni nelle nostre giornate. Parlo di questo. E anche di questo. E di quest'altro. Non farti ingannare da una stupida chat. Sul tuo PC il suono da ascoltare è questo. La 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 la. Sì, proprio questo. Non so stare senza questo suono, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. 9200, stazione Sud, web radio station. Siamo rientrati dopo la pausa pubblicitaria. State vedendo Camera Zen, la primissima puntata di questa nuova stagione insieme il contenitore più trash della TV siciliana. Nel frattempo scende anche la pioggia. Come sta, buon uomo? Tutto bene? A posto. A posto, ecco, a posto. A posto è il classico luogo comune che appartiene alla nostra cultura. Vai al bar, ti è morto il gatto 5 minuti prima, come va? A posto. A posto, si dice sempre a posto dalle nostre parti. Volevo sottolineare una cosa relativamente al servizio visto prima della pubblicità del fantasma di 30 anni di Pietro Fattori, che chiaramente la responsabilità di questa opera incompiuta appartiene a tutti coloro che ci hanno amministrato in questi 30 anni e non solo al sindaco attuale, era giusto dirlo per dovere di cronaca. Adesso invece ci vediamo una Candid, che vede protagonista un prete fuori dalle righe, un prete un po' strano, dal quale io mi farei anche... Esorcizzare. In realtà in questo caso non è proprio torto, lei sa? Mi sento un po' posseduto dentro. Don Luigino, state a vedere! La Candid che state per vedere ha come protagonista Don Luigino, un giovane prete fuori dalle righe che gira la Sicilia con il suo autista, ausilio che lo rende nervoso a causa della sua guida da principiante. Così buon uomo, un'informazione. Salve buon uomo, una cortesia. Abbiamo bisogno, l'hai chiesto dei quattro canti. A chi cercate? Sono Don Ubaldo. Don Ubaldo? Sì. Io sono Don Luigino, molto lieto. Scusate, io... Salve. Lui è il mio autista ausilio, un po' un ragazzo giovane ma poco sì, pratico in questo ultimo momento. Perché Don Ubaldo. Perfetto, Don Ubaldo cerchiamo. La chiesa. Ah, forse abbiamo trovato la persona esatta. Mettiamoci qua, mettiti là. Basta, va bene così. Ok, basta. Ausilio, basta. Ausilio, fermati. Non mi far alterare, ausilio, non mi far alterare. Basta, ausilio. Basta, sono alterato. No, lo so, scusate. Avete ragione, scusate. Allora, possiamo prendere da questa parte? Sì, voi potete prendere così direttamente. Di qui? E qua, dopo si prende da sinistra. Ma ci passa questa autovettura? Sì. Sta, non ce la faccio più. Sinistra. È un'ora che giriamo e sono stufo. Basta, sono stanco. Sono stanco. Basta. Ascolta, stai calmo, non ti preoccupare, ora si arriverà. Se vuoi possiamo andare a cercarlo. Mi dispiace fare questa figura. Io sono giovane. Mi dispiace veramente. Anche purtroppo l'hanno. Sa che è difficile per noi, lo so, con queste tentazioni, con queste difficoltà, sa che è difficile per noi, lei non ci crede. E io sono stato moltissimo nella chiesa, scusi, per cose. Le so benissimo, metto un po' di tempo. Il marciapiede! Porca miseria, basta! Vabbè, seguiamo questa strada, seguiamo. No, vi prego, fatemi andare, io mi sono vergognato, sono veramente triste. Ascoltami. Che rimanga fra di noi questa cosa. Non è che la sbuttano da tutte. No, non lo devo dire neanche questo.
capito? Queste sono le prove che ci dà il Signore. E in questo momento il diavolo ti sta tentando terribilmente. In questo momento stai calmo e sereno e tranquillo. No, ascolta, no. Prendiamo una cosa al bar. Dobbiamo siamo veramente ho riacquistato la calma. Grazie alle sue parole gentilissime. No, ti devi scendere con me. Beh, perché io ho bisogno anche di te. Scendi un pochettino che veramente no, l'acqua tonica. Mi sento vergognato veramente. Io mi vergogno, per favore, le prego. Se no mi agito di nuovo, per favore, mi faccia andare via. Non ti preoccupate, sto bene. Mi trattano bene. Stare calmo. Sergio, ti prego. Andiamo, Sergio. È molto tardi. Prendi di fronte, dopo c'è la strada e poi prendi. Sì, grazie, grazie Salvatore. È stata una persona. Il Signore la deve veramente illuminare, veramente. Grazie, arrivederci. Salve buon uomo, una cortesia, la chiesa dei quattro canti. Ausilio, ferma qui la macchina. Quattro canti. Io la sconosco, sta chiesa dei quattro canti. La madre. Attenzione, l'acqua, no, non sprechiamo l'acqua che è un dono del Signore. Dobbiamo fare molto attenzione anche in questo contesto. Assolutamente no. Voi pagate l'acqua, Girgenti mi pare qua, acqua mi pare che... La paghiamo, però siamo serviti male. Noi non la paghiamo, fortunatamente noi ancora non abbiamo... Ausilio, un attimo di calma. Allora, mi diceva, i quattro canti, o l'oratorio. Guarda, io le chiese le conosco tutte. Questo mi fa molto piacere, però, ed è importante anche per il Signore. Però questa cosa che mi sta dicendo, la chiesa dei quattro canti... La chiesa madre. Patrizio, poi più avanti si informa. Oh, perfetto. Signore, allora, è stato molto... Diceva la chiesa madre. Attenzione, buongiorno. Porca miseria, Ausilio! Così buon uomo, un'informazione. Basta! Sì, però... Allora... è un'ora che giriamo veramente, ma siamo proprio, sono alla fine, guarda, è una mattinata che giriamo tutta la Sicilia, un già fatto succhio. C'è una salita così, una salita ripida, senza quattro ripidi. No, vabbè. Uno cedete le aree. Avone. Questa salita. Signore, deve perdonare. Oggi ne faccio una e chiudo le aree. Che ne sa? A chi sa? Siamo arrivati così alla conclusione di questo primo numero di Camera Zen. Grazie di cuore per averci seguito e soprattutto ci auguriamo di aver reso più gradevole la vostra serata, il vostro pomeriggio, regalandovi un sorriso, no? Riflettendo, come dicevamo in apertura della trasmissione. Grazie al mio compagno, guardatelo nel suo splendore, nella sua bellezza, Totò Menio, eccolo l'applauso! E poi dice lo caccia crisi, un mesta crisi direi io. Dovevamo ringraziare assolutamente i ragazzi di Global Ecologic che ci hanno ospitato qui allo Sfascio, non c'era posto migliore per poter in qualche modo rappresentare una trasmissione che racconta del nostro territorio e della nostra città. E grazie soprattutto anche a Giovanni Serio dall'altra parte. Venga qui, si avvicini, che c'è un cambio camera. Venga, si faccia vedere anche lei, si giri, guardi la camera e poi dice Luca c'è crisi, Ci vediamo alla prossima puntata. Perdonatemi, era doveroso farlo, volevo salutare una persona importante che in qualche modo è stata la mamma o la nonna di tutti noi giovani che viviamo in questa città, Caterina, un bacio. A presto, alla prossima!